Palio da Pasta Asciutto 2012, credo che le immagini alle nostre spalle, quelle che stanno vedendo, dimostri ancora una volta il successo di questa manifestazione. Pozzolengo l'ha inventata, Pozzolengo sta portando avanti. Fabio Vanali, assessore al turismo, credo che anche stavolta sia stato premiato di tutto. Sì, siamo molto soddisfatti. È la 17ª edizione di questa manifestazione che ormai è diventato un punto di riferimento non solo per Pozzolengo ma anche per i paesi vicini, ma direi anche per le province vicine. Anche quest'anno abbiamo migliaia di presenze, la qualità delle paste asciutte anche quest'anno è molto buona e quindi c'è la possibilità poi di assaggiare i vini di Pozzolengo. Scusi, assessore, non solo le paste asciutte ma i sughi. Certo, esatto, paste asciutte, perché ovviamente la manifestazione prevede che ci sia una pasta che è uguale per tutte le contrade. Ogni contrada, sono 8 contrade a Pozzolengo, ha la possibilità di fare un proprio sugo e di caratterizzarle in modo differente. Tra l'altro quest'anno stiamo raccogliendo anche queste ricette che sono state proposte negli anni, proprio che vogliamo fare una pubblicazione per raccogliere il meglio di quello che è stato proposto in questi anni. Forse fra gli ultimi a lavorare il sindaco di Pozzolengo, Davide Vezzoli, perché ha dovuto tagliare, come stiamo vedendo, il salame di cioccolato che poi viene dato, viene distribuito al pubblico e ricavato in beneficenza. Ecco, avete già deciso per chi andrà questa beneficenza? Certo, ormai è già una tradizione che io porto avanti da 3 anni. Il risultato della vendita del salame al cioccolato che viene preparato da me con l'aiuto dell'Hauser di Pozzolengo verrà donato a Rafael, a Fondazione Rafael, per la costruzione dell'ospedale oncologico di Rivoltella. Ecco sindaco, invece per quanto riguarda la manifestazione, che ci sono altri appuntamenti, questo è il punto più importante? Questo è il punto centrale, non conclude perché già domenica avremo in castello un concerto di musica celtica. Il giorno 15, giornata di Ferragosto, avremo l'orchestra dei Colli Morenici che ci allieterà con una serie di arie sinfoniche e delle musiche tratte dai grandi film. E poi il giorno 28 di agosto la cena di gala in castello. Quindi questa è soltanto la manifestazione centrale di tante che devono ancora venire. Dimenticavo anche lo spettacolo teatrale della compagnia di Rivoltella che verrà ad allietarci col suo spettacolo. Ovviamente l'amministrazione comunale coordina, ma senza la Proloco non può fare queste manifestazioni. Burgiarecchi è il presidente della Proloco, voi collaborate col comune, ovviamente questo è il risultato. Sì, sicuramente la Proloco funge un po' da, tra virgolette, braccio armato per quello che riguarda le manifestazioni. C'è da dire che la Proloco in se stessa funziona perché comunque si riesce grazie al volontariato, qui partecipano tutti, qui non è solamente un discorso di Proloco, la Proloco coordina, però senza l'impegno dei volontari, delle contrade, dei giovani, delle altre associazioni, cioè praticamente sarebbe praticamente impossibile mettere in piedi serate come questa. Questa logicamente poi è una serata molto impegnativa perché viaggiamo su una media di 3.500-4.000 persone, per cui l'impegno è notevole. Ci sono anche poi altre serate che vengono offerte nell'arco dell'estate e anche in quelle il lavoro non manca. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, cerchiamo di portare avanti questi discorsi che sono stati avviati tempo fa da chi aveva introdotto un discorso di Proloco Pozzolengo e cerchiamo di portare avanti nel miglior modo possibile la promozione del paese. Ho visto moltissima gente dei paesi limitrofi. Con De Gustibus, ad esempio, che si è tenuto domenica scorsa, abbiamo avuto un notevole numero di presenze di stranieri. E l'abbiamo notato, è una cosa che mi è stata, un'osservazione che mi sono state fatte anche così da gente comune, qui diceva proprio abbiamo notato molta gente, ecco, straniera. Quindi vuol dire che tutto sommato Pozzolengo sta acquisendo una certa dimensione e si fa conoscere, ecco, per le sue qualità. Per noi ormai è una consuetudine lasciare la proclamazione al vincitore, a Riccardo Saetti, in questa occasione vice sindaco di Pozzolengo e uno dei promotori di questa iniziativa. Riccardo, le premiazioni si stanno effettuando, il vincitore di quest'anno? Il vincitore di quest'anno, con stupore un po' di tutti, nel senso che non è mai capitato in 17 edizioni, è nuovamente la contrada dell'Adalafossa, contrada
di Pozzolengo, appunto de là dalla fossa Redone, quindi in direzione Madonna della Scoperta, Solferino, Cavriana. Comunque insomma una contrada molto laboriosa, una contrada di dove c'è una agricoltura forte, importante, una zootecnia importante e anche alcune cantine molto importanti nel nostro territorio, oltre ad agriturismi di sicuro interesse. Ma io vorrei lasciare la parola al nostro consigliere Silvano Buzzacchetti, che veramente da 17 anni, quindi fin dalla prima edizione, si occupa insieme a tutti gli altri volontari e cura il Palio di San Lorenzo, ma nonché nella fattispecie la serata del Palio della Pasta Asciutta. Lascerei a lui la parola per insomma spiegare bene cosa sta dietro a tutto questo successo. Indubbiamente c'è un lavoro di equipe, soprattutto di equipe. Sicuramente un lavoro che poi viene ripagato, come vediamo stasera, di questa immensa gente che c'è, di questo successo che porta questo Palio. Si dice sempre, siamo sempre di meno, si dice sempre che è ora che cambi, che magari ci sia qualche ricambio, però noi poi vediamo che il successo c'è, ci porta ancora a continuare, spero che continueremo ancora, sicuramente anche il prossimo anno. Cercheremo di organizzarci magari meglio, perché sicuramente le risorse anche umane sono, anche per il periodo stesso, vengono un po' a mancare, però sicuramente questo è un Palio, è una manifestazione che deve andare avanti, deve sicuramente continuare, grazie anche all'amministrazione che propone non poche risorse in questo, ma soprattutto nella provoca, soprattutto in quei volontari che ci sono.